Ma perché a volte si verificano i blackout? Ora ve lo spiego. Tendenzialmente la causa dei blackout è un guasto alla rete elettrica di distribuzione. Si tratta di centinaia di migliaia di chilometri di cavi elettrici, interrati o alla luce del sole, che in alcune circostanze possono risentire delle condizioni meteorologiche. Quindi dei fenomeni atmosferici estremi, come ad esempio, non so, un temporale particolarmente violento, potrebbero riuscire a danneggiarli. Oppure un'ondata di calore intensa potrebbe far surriscaldare il cavo, danneggiandolo. Ora però riaccendiamo un attimo la luce. Anche perché ovviamente non c'è stato nessun blackout. Ma quando salta per davvero la corrente? Qual è il lavoro che c'è a monte per farla tornare? Ora andiamo alla lavagna che ve lo spiego. Questa è la rete elettrica. Queste linee che vedete sono i cavi dell'elettricità, mentre questi quadratini sono le cabine elettriche. E possiamo immaginarli un po' come se fossero dei grandi interruttori che possono aprire o chiudere un tratto di rete. Tra l'altro, per essere precisi, questa è la rete in media tensione. E se volete un contenuto più approfondito su cosa cambia tra alta, media e bassa tensione, che è quella che arriva nelle nostre case, basta che me lo scrivete nei commenti. Come vedete, la rete ha una struttura ad anello che è fondamentale. Infatti, se ci fosse un danno qui, la cabina elettrica potrebbe isolare questo tratto di rete. Questo evita non solo che il problema si ripercuota anche sul resto della rete, ma permette anche ai tecnici di intervenire e risolvere il problema in tutta sicurezza. Poi, proprio grazie a questa struttura d'anello, se anche un tratto di rete è interrotto, comunque l'elettricità può arrivare da noi facendo il giro dall'altra parte. Se invece abbiamo ad esempio due danni lungo la rete, l'anello si spezza, una zona resta isolata e di conseguenza salta la luce. Ovviamente queste manovre avvengono in maniera totalmente automatizzata, sotto la supervisione da remoto degli operatori che si trovano nel centro di controllo. Tutto questo lavoro di riparazione viene fatto dal distributore di energia elettrica. In Italia, ad esempio, il principale è E-Distribuzione, che si impegna a sviluppare la rete e a fare in modo che tutto questo lavoro di riparazione avvenga nel modo più rapido possibile. Tra l'altro, dal loro sito o anche attraverso la loro app o dal numero verde, potete proprio monitorare in tempo reale lo stato della vostra fornitura, quindi verificare anche i tempi di ripristino stimati delle interruzioni e segnalare un guasto nel caso non sia ancora stato rilevato. Così, se vi dovesse andare via la luce, sapete cosa fare.